Come penso sappiate, da poco tempo è uscito l'iPhone 12 e ovviamente Davi non poteva non farci un video. Perciò ragazzi, oggi unboxeremo per la prima volta, cioè per me, perché non ho mai avuto un iPhone, l'iPhone 12 ragazzi. Ragazzi, ho deciso di comprare la versione normale, ecco qui il nostro iPhone. Ragazzi, devo dire che non cambia molto dall'iPhone 11, però comunque ha delle caratteristiche in più che comunque non fanno male. Davi, ma una volta non eri tu quello povero di YouTube? Ero povero, ora con i soldi di YouTube mi sono potuto permettere finalmente quest'iPhone 12, ragazzi. E niente, ora direi di procedere per unboxarlo. Ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi che la versione di quest'anno dell'iPhone non ha neanche il caricabatterie. Quindi non abbiamo il jack per le cuffie, non abbiamo le cuffie, quindi se sei ricco come Davide devi andare a prendere le AirPods e non abbiamo neanche il caricabatterie. Io già immagino che tra qualche anno, nel 2030, sarà proprio così. Salve, vorrei acquistare il nuovo iPhone 12, è possibile? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo una notiziona per i nuovi iPhone. Per salvaguardare l'ambiente abbiamo deciso di fare l'iPhone con la telecinesi. Quindi questa qua è la scatola, le faccio subito il totale. Allora, le viene sicuramente un rene più 10.000 euro e se vuole aggiungerci anche una mancia. Ok ragazzi, ora facciamo sul serio, apriamo la scatola dell'iPhone 12. Ok, togliamo qui tutto quello che c'è, tanto le istruzioni non ci servono a niente. Ragazzi, e voilà, ecco l'iPhone 12. Come vedete è dotato di 4 telecamere posteriori, 2 telecamere frontali. Ragazzi, qui ha l'impronta digitale, come vedete. E ora proviamo ad accenderlo. Ragazzi, che dire, questo iPhone 12 mi sembra già molto fluido. Facciamo un test della foto. Se vuoi essere salutato nel prossimo video, trova la faccia di Koblish, perché ormai è un'icona del mio canale. Quindi scrivi il minutaggio esatto qua sotto nei commenti e verrai salutato nel prossimo video. Ragazzi, saluto solo i primi 5 che lo scrivono, quindi mi raccomando, affrettatevi e guardate tutto il video. Niente, ora tolgo disturbo, me ne vado. Diciamo che ho qualche problema tecnico a scendere. Diciamo che devo andare all'ospedale. Ok, vediamo, casomai non c'è manco la memoria per fare le foto qua. Ah bene, non c'è manco la memoria per fare le foto. Vabbè, se non possiamo fare le foto, possiamo andare su internet però. Ok, non possiamo andare manco su internet. Almeno la musica. Ti chiedo di sentire la musica, dai, la musica la posso sentire? Sto coso si spegne da solo, va bene. Accenditi! Ma cosa accende? Incredibile. Dove sta sta cosa? Ok. Ragazzi, che dire? Quelli della Apple hanno fatto un telefono formidabile. Ragazzi, mi ha davvero stupito. Non fa le foto. Si può ascoltare la musica, già la vedo come una vittoria. Non si può andare su internet, quindi non si può neanche cercare Davi 187 su YouTube. E questa qua la vedo una sconfitta, ma amara, amara, amara. Perché ragazzi, chi non si iscrive a questo canale, non lo so cos'è, però si deve iscrivere ugualmente, perché l'iscrizione al canale di Davi è molto importante per far sopravvivere i camaleonti in Africa quando stanno in estate. Ragazzi, mi raccomando, salvaguardiamoli. Ragazzi, poi mi sono dimenticato di una funzione molto molto importante di questo iPhone 12. C'è un'applicazione esclusiva Apple che ti fa capire se hai problemi mentali. Testiamolo. Ok, non funziona, però penso di sì, Ragazzi, credo si sia capito che questo video è del tutto ironico. Se volete mi potete supportare con un like, se siete nuovi vi potete iscrivere, condividete il video con tutti i vostri amici. Il primo che mi iscrive riceverà questo iPhone 12, ragazzi, quindi iscrivetemi su Instagram, link in descrizione. E niente ragazzi, il video si conclude qui, vorrei solo far notare che ci ho messo qualche anno solo per fare la scatola, perché è tutta stampata e l'ho incollata con lo scotch. Noi ci vediamo un prossimo giorno con un prossimo video. Ciao. Comunque non sto scherzando, questo qua è davvero un telefono tipo del 2002. Non so, io non ero manco nato. Però vabbè, tanto di guadagnato, almeno ci faccio big money, lo vendo su eBay.